Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Lasciamoci anche oggi plasmare dalla parola di Dio e leggiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 18 dall'1 al 14. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella, più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro, che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Amen. Carissimi, oggi abbiamo diversi insegnamenti in questo capitolo 18. Tutto parte da una domanda che i discepoli pongono a Gesù: chi è il più grande nel regno dei cieli? Una domanda da megalomani, una domanda da, non voglio dire esaltati, ma da persone che vogliono raggiungere, hanno un'ambizione, quindi vogliono raggiungere un posto importante, alto. Ahimè, Gesù risponde in un modo che loro non si attendono. Innanzitutto prende un bambino. I bambini, al tempo di Gesù, non erano considerati parte integrante del popolo di Israele, soprattutto se inferiori a 12 anni, perché comunque bambini, donne, samaritani, altri considerati impuri, erano allontanati dal popolo di Dio, soprattutto dagli uomini, che dovevano adempiere alla legge. Il bambino piccolo non era importante, non veniva considerato. Gesù, conoscendo la legge perfettamente, tutto ciò, alla domanda chi è il più grande nel regno dei cieli, prende un bambino e dice: se non diventerete così come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Gesù scandalizza i discepoli, scandalizza una mentalità giudaica. Quante volte scandalizza anche noi, che abbiamo dei concetti, dei giudizi e pregiudizi su uno stile di vita. E dice: guardate, non disprezzate questi piccoli, anzi, cercate che loro siano sempre uniti insieme. Il discorso di Gesù in Matteo è prettamente ecclesiologico. Questa, potremmo dire, piccola parabola, questo paragone, questo esempio dell'uomo che ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, lascia le 99 sui monti e va a cercare quella smarrita, a differenza dell'evangelista Luca, di come la racconta, c'è un obiettivo. Luca vede la pecora smarrita come il peccatore, coloro che dalla legge, da Israele, erano considerati esclusi della salvezza, delle promesse di Dio. Gesù li ha presi, li ha immessi, innestati nel nuovo popolo. In Matteo è differente. Matteo parla della comunità. Matteo dice: attenzione, perché ogni membro della comunità, delle comunità cristiane, è importante.
ed è come un bambino. Attenzione, perché se si smarrisce, se si allontana, deve essere riconquistato. I pastori, ricordiamo Ezechiele al capitolo 34, devono andare in cerca delle pecore perdute. Non devono permettere che si smarriscano. Quanto è importante è ciò che Gesù ha fatto. È andato a cercare. Ma quanto era importante al tempo dell'evangelista Matteo recuperare coloro che si allontanavano, farli rientrare nella comunità e rallegrarsi per la loro venuta di nuovo in mezzo a loro. Quindi tutti sono importanti, ma in particolar modo quelli che si vogliono allontanare. Ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio, agli occhi della comunità, agli occhi della Chiesa. Facciamo in modo che nei nostri gruppi di preghiera, nelle nostre comunità cristiane, possiamo davvero fare in modo che tutti si sentano bene, nessuno se ne vada. E se se ne sta andando, andiamo a recuperarlo, perché è dono di Dio. E Gesù ci sta insegnando a fare questo. Facciamolo sempre di più nelle nostre comunità. Vieni, oh Signore Gesù, vieni oggi, tocca il mio cuore, aprilo e infondi il dono del tuo Spirito Santo. Ti chiedo, Signore Gesù, di farmi sperimentare il dono dell'amicizia, il dono dei miei fratelli e sorelle. Voglio essere uno strumento nelle tue mani, strumento di comunione. Usami affinché io porti sempre la comunione e non la divisione. Io porti sempre l'unità. E grazie perché, così come ciascuno dei miei fratelli e sorelle sono preziosi ai tuoi occhi, così anche io credo che sono prezioso ai tuoi occhi. E tu vuoi che anche io mi converta a te, nuovamente. Converti i miei pensieri, cambiali e rendeli simili ai tuoi. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete questo slogan, questa bellissima enunciazione per ciascuno di voi. Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Sappilo. Ricevi questa benedizione, questo complimento da parte sua, che diventa un complimento per coloro che stanno al tuo fianco, e diglielo a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi amici, ai tuoi colleghi: sei prezioso agli occhi di Dio. Questa è la più bella evangelizzazione, perché facciamo sperimentare che Dio è amore e misericordia e non vuole che nessuno vada perduto. Amen. E cari amici, per comprendere sempre di più il progetto di Dio per noi, dobbiamo entrare e calarci nella sua parola e nella storia della salvezza. Ecco che noi in questo mese di agosto vogliamo offrirvi due serate intitolate La storia della salvezza, parte prima, per comprendere i progetti che Dio non solo ha avuto per il suo popolo eletto, ma ha anche per noi. E le dinamiche della salvezza sono le stesse. Quindi più noi entriamo in questa opera meravigliosa di Dio, e più sapremo qual è la sua volontà per ciascuno di noi. Nel nostro sito potete iscrivervi a queste due serate Storia della salvezza. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.